nome tuo. Oggi facciamo la lezione sulla famiglia. Godwin non sa ancora l'italiano, sa un po' inglese. Noi proviamo a spiegare i nomi della famiglia. La famiglia. Altri nomi propri, come adesso noi abbiamo detto il nostro nome a Godwin. Dobbiamo separare. Quindi va di qua. Io? Nome? Persona? Di qua o di qua? Parente. Parente, bravissimo. La frase è uguale? No. Bravo, Manu. C'è di in più. Qua di non c'è. Il nome è di nuovo rumeno. Cosa significa la frase? Guardate anche la figura. Allora, conosco io, bravissimo Manu, io conosco cugino, lui, brava Elisabetta. Questo è il corso di italiano base di livello A1. Come vedete ci sono parecchi ragazzi stranieri e alcuni sordi italiani con comunque difficoltà associate oltre alla sordità. Il corso è strutturato in modo da non utilizzare troppo la grammatica tradizionale, ma usare un italiano, una lingua così com'è, quindi un italiano che a loro possa servire nella loro vita quotidiana. Questo è stato fatto appositamente poiché molti di loro hanno un vissuto migratorio molto difficile, ci sono arrivati all'improvviso circa 15 anni fa, quindi noi facciamo corsi di italiano più o meno dal 2002-2003, strutturati sempre in questo modo, e ci sono arrivati con situazioni di vita familiari e di riabilitazione molto diverse tra di loro. Quindi non facciamo corsi italiano di grammatica tradizionale proprio perché è una cosa che a loro non serve. A loro serve qualcosa più collegato alla loro vita quotidiana. Calcoliamo che molti di loro sono profughi, quindi sono ospitati in alcuni centri di accoglienza e ci sono arrivati addirittura senza nessun appoggio familiare o sociale. Abbiamo elaborato il manuale di italiano per stranieri in questi anni proprio dall'attività del corso e come avete visto le attività sono tutte visive, quindi abbiamo fumetti, abbiamo tabelle, disegni, ovviamente disegni non per bambini ma per adulti perché arrivano tutti in età già adulta e esercizi molto ricorsivi, quindi quello che facciamo durante il martedì pomeriggio è sempre molto simile e le schede che loro compilano o le frasi che vengono fatte alla lavagna sono tutte frasi complete, non quindi lessico singolo, sul lessico poi si va a lavorare in frasi complete e soprattutto sono tutte frasi appunto di vita quotidiana, semplici che loro possono servire. Un'altra delle esigenze che hanno gli alunni stranieri sordi è quella di conseguire il diploma di terza media. Spesso alcuni di loro sono stati scolarizzati nel loro paese di origine e il diploma che hanno non ha valore in Italia. Quindi noi prepariamo i ragazzi per sostenere l'esame di terza media. L'esame si suddivide in 4 prove scritte, fondamentalmente italiano, matematica, inglese e francese, e una prova orale.
Da quest'anno ci saranno le prove in balsi che vengono sostenute nel mese di aprile. La novità di quest'anno rispetto alle prove in valsi svolte nel mese di aprile, quindi non durante l'esame di Stato o di fine anno scolastico a giugno, è che la valutazione non farà parte del giudizio finale dell'esame vero e proprio, ma rientrerà a far parte del certificato delle competenze. Dove ce l'hai? Dati. La matematica. Le preparazioni dei ragazzi sordi per sostenere l'esame di Stato di terza media è suddiviso in quattro materie principali. Italiano, dove forniamo a loro un testo rielaborato, dove loro dovranno leggerlo e rispondere a delle domande di comprensione. C'è una parte grammaticale e c'è una parte di valutazione delle proprietà lessicali. Un lavoro che svolgiamo con i ragazzi è la rielaborazione dei testi e la semplificazione di termini di lessico specifico con parole di alta frequenza utilizzata da loro. La prova in balsi di matematica è suddivisa in 15 domande dove si richiedono aspetti diversi. Ci sono domande con problemi matematici, domande con richieste di geometria base e domande con calcoli numerici. La prova in valsi d'inglese è composta da altre 15 domande a carattere generale, quindi una spiegazione dell'Inghilterra in modo fisico e una struttura geografica politica, il riconoscimento delle bandiere, il riconoscimento dei saluti principali e domande legate alla cultura generale. Tutte le domande sono a risposta chiusa. La preparazione dei ragazzi invece sull'esame di giugno consiste nella prova di italiano, quindi dovranno realizzare un tema, un testo scritto, da dove si partirà dalla loro storia personale, quindi dal loro paese di origine potranno raccontare da quale paese sono arrivati in un breve componimento. Per quanto riguarda la prova di matematica, è suddivisa in domande dove ci saranno degli esercizi di calcolo, quindi semplici calcoli su addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con e senza l'utilizzo della calcolatrice, semplici espressioni, esercizi di geometria e problemi di logico-matematica. Per quanto riguarda i problemi, i testi saranno semplificati e tradotti in lingua dei segni. Per quanto riguardano le prove di inglese e francese, saranno supportate da immagini e vicino alle immagini bisognerà scrivere in lingua il corrispondente del testo. La prova orale consiste nella realizzazione di una tesina multidisciplinare partendo dal proprio paese di origine, raccontando tradizioni e culture legate anche alla storia, ai personaggi principali di determinati luoghi. Verrà esposta in lingua dei segni e tradotta da un interprete.